entrare nella rete di contatto di Antonio Conte e partecipare al suo progetto Accendiamo le idee. Antonio Conte è un artista partenopeo che mira a strutturare delle operazioni che facciano riflettere sul senso sociale, politico ed economico del tempo e nel tempo presente. Non è certamente Antonio Conte un artista che idealizza la realtà, ma piuttosto è un artista che si muove in cerca di ideali per modificare realmente la realtà. Antonio Conte tende o preme per cambiare le cose. Realmente politico, prende le distanze dal vecchio, dal vetusto, dall'accademico e dallo stantio. È stato multato per aver esposto un pesciolino sotto vetro, metafora della nostra condizione da reality show permanente amplificata dall'esplosione dell'uso e del consumo degli smartphone e dei social network. Su questo tema specifico dei social network ha lavorato attraverso un progetto dove lui, da ritrattista, eseguiva dei ritratti a partire da cover di suoi contatti Facebook. La massima uroliana di tutti gli individui famosi e celebrità almeno per un quarto d'ora, ormai decaduta in virtù di un'altra massima di Antonio Conte, appunto, per la quale ciascuno in questo tempo presente è famoso per almeno 15 persone. Un'operazione mail artistica ci suggerisce è la classica formula dell'attivismo mail artistico, che vuol dire che attraverso una catena di Sant'Antonio spedisce delle lettere, delle cartoline artistiche che attivano in una determinata direzione progettuale. Facciamo rete, creiamo sistema, è stata spedita a 250 contatti, a 250 recapiti postali. Potete spedirgli delle mail art a questo indirizzo: Antonio Conte, via Foria 170, 80 137 Napoli, Italia. Mio, un suo alter ego itinerante, la sua idea di rete, di hackeraggio artistico e attivistico. Accendiamole queste idee, Antonio, andiamo bene.